grazie a voi per essere qua. E io sono, come vi diceva Paola, Enrico Giorgi, rappresento qui l'Università di Bologna all'interno di un gruppo in realtà molto variegato, molto complesso, perché servono tante competenze. E ci sono qui con me i colleghi con i quali conduco queste ricerche, che sono Francesco Belfiori, Francesco Pizzimenti, non c'è Paola Costantino, ma insomma fa parte anche lei del gruppo, e poi tanti altri colleghi. Allora, volevo dirvi un paio di cose, poi passo la parola agli altri, non voglio rubare troppo tempo, però un paio sinceramente ve le vorrei dire. La prima, un pochino riprendere il discorso che ha fatto prima Guido, l'assessore Castelli. Qui in questo luogo noi stiamo inaugurando un museo, stiamo portando avanti delle ricerche con una bellissima collaborazione tra le istituzioni, che sono fatte da persone che ci stanno dentro. Questo è vero, è un caso che un po' di tempo fa avremmo detto è un caso raro. In realtà io mi permetto di dire che ormai non è più un caso raro. Devo dire, io ho il piacere di lavorare ormai da più di 40 anni a Castellone di Suasa, nell'area archeologica di Suasa, che è uno dei parchi archeologici regionali istituiti con una legge regionale che fu antifignana quando ancora gli altri non le facevano, e a Falerone, ad Ascoli Piceno, insomma in tanti luoghi delle Marche. E devo dire che io ovunque trovo questa bellissima situazione di perfetta e grande collaborazione tra università, soprintendenza, e quando dico insomma enti locali vuol dire comuni, vuol dire la regione, vuol dire tutti quanti che concorrono e lavorano insieme. Questo ormai è un po' un modello che io mi permetto di dire, perché insomma mi sembra di esserne testimone, funziona abbastanza a scala regionale. E questo permette di far funzionare bene le cose anche non avendo quantità enormi di quattrini, che se poi ci sono non ci fanno schifo ovviamente, però in questo modo lavorando, voglio dire, io di mestiere faccio comunque il ricercatore e il formatore, Paola di mestiere si deve comunque occupare di tutela e Cristina comunque di restauro con il loro di governo del territorio. Se noi all'interno di quelli che sono i nostri mestieri ci mettiamo qualcosa in più, lavoriamo insieme, facciamo funzionare insieme la macchina in questo modo, se riusciamo comunque a ottenere dei risultati anche quando, come purtroppo è accaduto fino a un po' di tempo fa, le risorse non erano tanto, le situazioni erano critiche come quelle dalle quali stiamo cercando di uscire. Questo è però un caso particolare, perché qui non abbiamo un sindaco qualunque, ma c'è Gian Mario Borroni, che più che una goccia io direi che è un oceano, un mare, insomma, che ogni volta ci trasporta con garbo e ci fa arrivare nei punti giusti con una grande capacità di regia. Io lo ringrazio. Per testimoniare questa volontà di collaborare insieme, io voglio proprio aggiungere due parole facendo i nomi, perché alla fine anche questo è importante. È vero, lavoriamo insieme perché siamo colleghi che sono cresciuti, nel mio caso, ho detto, sono 40 anni di più che lavoro a Suasa, invecchiati, quindi più che crescere a Monterinato spero di venire ad invecchiare a Monterinato, e mi farebbe piacere, per la verità, ma anche ad Ascoli, assessore. Sì, sì, ma temo che ormai mi abbiano schedato. Non c'ho proprio quell'accento altoatesino che ti contrarrà. E allora, esatto. E quindi dicevo, vi fa piacere quindi constatare che oggi abbiamo qui tanti colleghi, e quindi abbiamo la direttrice del Museo di Ascoli, e abbiamo altri colleghi della soprintendenza come Tommaso Casci Ceccacci, come Gilda Assenti, e quindi ce ne abbiamo tanti, quelli che riesco a vedere. E c'è un amico e un grande collega che è Fabrizio Pesando, che sta facendo questa stessa operazione a Cupra, dove c'è un'altra operazione simile a questo che funziona per le stesse ragioni di cui abbiamo parlato qua. Quindi vedete che è un sistema regionale, non è? E l'altra cosa bella, che magari mentre un po' di anni fa c'era un po' di rivalità insomma tra università, tra ricercatori, io devo dire che questo oggi non esiste più, lo dimostra il fatto che nelle varie occasioni una volta mi trovo io di qua e lui di là e viceversa, e lo stesso vale con Sofia e con gli altri colleghi. E quindi questa è una cosa che mi faceva piacere dire, ringrazio ovviamente, vedo anche gli altri giovani colleghi che partecipano allo SCAV e li saluto. Quindi questa è la prima sbrodolata che però avevo bisogno di fare, perché me la sentivo proprio dal cuore, se posso dire.